E un saluto da Darko e Clo! Eccoci su una nuova guida di Tera, specificatamente su quella del Priest, che ci è stata richiesta da Darkblade01. Ma prima vi volevo dare una bella notizia. Da oggi Tera dà la disponibilità di utilizzare un codice da poter inserire, che adesso vi faremo vedere come, che vi darà accesso a un Tera Club per 3 giorni, senza le chiavi, 100 Vanguard Iniziative Credit e un box con un costume a random per 7 giorni. Questo ovviamente sarà disponibile da oggi fino al 15 settembre, quindi avete tempo 9 giorni circa per metterlo. Vediamo subito come si fa a mettere il codice. Voi loggate su internet questa pagina Tera, che metterò al link in descrizione, poi andate su Are you missing something here e cliccate to do account manager. Una volta arrivati in questa pagina dovrete rifare il login. Ok, una volta arrivati in questa pagina, dopo che avete rimesso il login, dovete andare qui in alto e mettere enter code. Cliccatelo e mettete questo codice, che è Merge2016. Detto questo, possiamo procedere alla guida del Priest. Prima di iniziare la guida vi avverto che questi sono i miei pareri di come deve essere formato un Priest. Poi c'è, può essere qualcun altro che la può pensare in modo diverso e via dicendo. Quindi se volete seguire la mia guida, io vedo che il prete deve essere fatto così. Ok, vediamo un po' come suddividere questa guida per Priest. Vediamo un po' l'equip, i cristalli che dovrete mettere, i glifi che dovete impostare, le skill che dovrete usare e come usarle, e i consumabili che dovrete usare in instance. Allora, negli accessori dovrete leggere queste caratteristiche qui: increase your railing skill by e la quantità. Poi potrete anche girare le statistiche per trovare stat migliori. E così anche i set, ma che comunque dovete tener conto che il set potrete trovarlo sia che vi segna per Priest, Mystic, c'è anche la Ninja che però è un DPS, quindi verranno fuori delle caratteristiche che non vanno bene per curare, quindi dovete stare molto attenti alle caratteristiche che vi danno. Apro una parentesi per farvi come girare le statistiche degli accessori. Gli accessori non si girano come con le armature. Per girare le statistiche avrete bisogno di questo accessorio qua, le semi enigmatic scroll. Usando queste vi farà fare un giro delle statistiche a random e dovrete usarle per finché non trovate la caratteristica che vi serve come curatore. Ora passiamo alla fase dei cristalli. I cristalli, quelli per l'armatura, vanno bene i Fine Earthly Niveot e vanno bene tutti questi. Invece per l'arma dovrete usare 3 Brilliant più un Swift, che vi servirà i Brilliant per recuperare più velocemente il mana per non rimanere a secco, e invece lo Swift vi servirà per potervi muovere più velocemente tra i boss e per raggiungere i membri del party da curare. Ora parliamo dei consumabili. I consumabili che dovrete avere come precuratori saranno le Onslaught Scroll Attack Speed e le Battle Nostrum, che vi diminuiscono il cooldown delle skill del 15%. Invece negli accessori dovrete avere questa tipologia di cristalli, che vi increce l'healing del 2,5% moltiplicata da 5x4, perché sono 4 gli accessori e sono i Succoring Virsk, o come si pronuncia. Ricapitolando, compresi di consumabili e restante, dovrete avere alto l'attack speed, il cooldown dovrebbe essere tanto diminuito per se volete avere più le skill più velocemente, e l'healing per curare di più e la rigenerazione del mana. Ora passiamo ai glifi e come vanno impostati. Io ho impostato il glifo per l'Earling Circle con che gli increscia l'HP recovery by 10%, perché quando faccio questo, questa skill mi aumenta le cure del 10%, cura di più, diciamo. Poi ho messo 2 glifi sul Resurrect, così, e uno è il decrease il cooldown, e in più ho messo che quando resta una persona gli
viene ressata con la stamina al 120%, e questo è un glifo molto importante che dovrete procurarvi e appena ce l'avete usarlo, perché è molto comodo che una persona venga ressata al 120% della stamina, perché come così non parte a metà della vita, non deve recuperarla o fermarsi o aspettare di usare una runic panacea. Poi ho messo altri due glifi sul focus Aeal, che sono: increscia il numero di membri che vengono selezionati dalla skill, quindi posso targettare più persone. In più poi ho messo quella che aumenta il raggio di 3 metri. Può essere che sia poco utile, perché comunque bisogna muoversi tanto col Priest, però io mi trovo comunque bene se devo targettare una distanza che gli manca davvero poco, e se sono lontano non arriverei in tempo, quindi preferisco avere 3 metri in più di slancio per prendere una persona. Poi ho aggiunto un altro glifo sul Kaya Shield, che mi permette di curare il 5% degli HP totali ogni 2 secondi per 6 secondi. Quindi Kaya Shield, che vi darà uno scudo che vi pare a 39.749 del danno che vi farà qualcuno. Nel mentre verrete anche curati. Un altro glifo che ho messo è stata sulla skill Mana Charge, che è quello che aumenta del 50% la rigenerazione del mana. Quindi quando farete questa skill, se usate questo glifo, vi aumenta il mana che ridate alle persone. Un altro glifo che ho messo è il Triple Nemesis, che è molto utile anche questo, che vi servirà molto. È quello che vi darà il 100% delle chance di togliere la difesa del boss del 10% per 12 secondi. Quindi è molto utile se la fate quando un boss, mentre gli altri lo attaccano, gli avete già tolto la difesa. In più ho messo anche altri due glifi sul Restorative Burst, e sono: increase la durata del 20%, e in più ho messo che ridà anche quel cerchio lì che c'è dentro il mana, vi ridarà il 50 di mana per secondo. Altri glifi che ho messo sono sull'Energy Star, che sono la durata del 25% in più e l'effetto aumentato. Altri glifi che vi consiglio sono sull'Healing Immersion, e sono il 40% di chance di eliminare il cooldown, quindi può esserci questo 40% che voi lo usate una volta e non va in cooldown e ve la potete riusare. È molto comoda, perché comunque come skill cura davvero tanto. In più ho messo anche che cresce l'HP recovery, quindi vuol dire che oltre a curare tanto, cura ancora di più con questo glifo. Ok, ora vediamo più da vicino le skill, come farle, come usarle in un dungeon. Come prima cosa, il Priest deve fare i buff, che sono Blessing of Shakan e Blessing of Bladder. Allora, il primo, Blessing of Shakan, vi aumenta il movement speed del 10 e il power del 25 per 15 minuti. Invece il Blessing of Bladder, o come si pronuncia, io viva il mio inglese, o se è inglese quello che sia, vi aumenta l'endurance di 11, la resistenza di 5 e 73 di HP ogni 2 secondi per 15 minuti. Poi varia in base a quanto avete voi di healing in totale del vostro PG. Come prima cosa da fare quando arrivate ad un boss è Triple Nemesis, che così vi abbassate la difesa. Poi Energy Star per aumentare il power e altre statistiche del gruppo. E il Plague of Exhaustion, che non tutti i boss la richiedono. Lì dovreste guardare sotto la vita del boss se c'ha un buff, e con Plague potete toglierglielo. Il vostro compito durante tutto il combattimento non sarà solo quello di curare, ma di continuare a ripetizione Triple Nemesis ed Energy Star sul boss, così da abbassargli la difesa e tenere sempre alto l'attacco degli altri. Un'altra skill molto importante e molto comoda è Healing Circle. Questa vi permette di curare chiunque si trovi davanti immediatamente. Un'altra skill che a parere mio si usa maggiormente su un tank o chi tanca è Restorative Burst, che con i glifi giusti, oltre a recuperarvi la vita, vi recupera anche il mana. Quindi è molto comoda per tenere su il tank mentre si curano gli altri membri del party. Un'altra skill che vi consiglio di mettervi in modo comodo e veloce da usare è Purifying Circle,
che vi permette di togliere immediatamente un debuff che o uno stun, qualunque cosa abbia di negativo un membro del vostro party. La skill Kaya Shield io la consiglio di usare quando siete o davvero in una situazione critica e vi serve che i membri del party non subiscano troppo danno, oppure quando sapete che il boss fa un attacco e potrebbe colpire tutti, quindi voi vi prevenite facendo il Kaya Shield, così oltre a attutire il danno correrà nel mentre, se avete messo i glyph giusti che ho spiegato prima. Un'altra skill di cura molto forte è Healing d'Immerso. Questa skill, oltre a permetterti di castarla in movimento e di usarla in movimento, quando viene a contatto con il membro che avete selezionato, formerà un raggio di 7 metri che curerà tutti quelli al suo interno. Un'altra skill che vi consiglio di imparare ad usare è il Divine Intervention. Questa skill vi permette di selezionare un membro del party e trascinarlo vicino a voi. Come vedete in questa fase, io lo uso per spostare un giocatore che è stato stunnato e se rimane in quel cerchio subisce molto danno. Quindi spostandolo da lì lui non subisce il danno. Ma potete usarla anche per altre funzioni, come vedete con uno che è sotto un boss e ha poca vita e non fareste in tempo ad arrivare a curarlo, o potete trascinarlo vicino a voi, visto che ha una distanza di 24 metri, per poterlo curare. Può essere comunque fastidioso per qualcuno, però per evitare che ci muoiano, vi consiglio di imparare a usarla nel momento giusto e in occasioni giuste. Un'altra skill meno importante ma comunque utile sia a voi che al vostro party è Mana Karge. Questa skill va caricata, diciamo che quando la usate dovete tenere premuto il tasto in cui ce l'avete finché non diventa la barra rossa. Una volta che è rossa potete rilasciarla, vuol dire che vi darà più mana. Se non la tenete completa darà meno mana rispetto a quanto la dà completa. Ed è comoda perché comunque vi carica sia a voi che al party il mana, che sono nel raggio d'azione, non è appena fatta, la prendono tutti, dovete essere abbastanza vicini. Ok, come ultima cosa vi spiegherò queste ultime skill che purtroppo non ho potuto usare in instance, perché comunque io sì, su alcune sbaglio che non le uso, però non sono esigenti al massimo, diciamo. Iniziamo dal Regeneration Circle. Questa skill prende un massimo di 5 membri del party in un raggio di 16 metri e cura 220 di base ogni 2 secondi per 10 secondi. Quindi fa un piccolo buff al tutto il party e gli dà questa cura, che poi varia in base anche ai bonus che avete di cure, la quantità di healing che avete. Come vedete ha un raggio molto ampio, maggiormente quelli che sono comunque davanti, perché come vedete dietro non aveva tanto spazio, quindi se dovete usarla cercate di direzionarvi verso i membri, sempre tenendoli verso davanti. Un'altra skill molto comoda nel caso state subendo davvero tanto danno o stunnati o rischiate di morire, potete usare Guardian Sanctuary. Questa skill vi darà il 30% del danno in meno per 10 secondi, il Awakening e Dot del 100% e anche dello stun. Quindi in quel momento sarete molto resistenti, non potrete essere stunnati, quindi vi potrebbe parare abbastanza il culo. Un'altra skill che vi parerà molto il culo è Divine Respite. Questa invece vi darà il 2% dell'HP ogni secondo per 10 secondi e anche qui la cura che riceverete va in base alle vostre statistiche di healing. Invece, Grace of Resurrection, io la uso di solito prima di fare un boss che so che può essere difficile e che c'è il rischio che si muoia. Questa qua vi permette di autoressarvi con gli HP al massimo e il 120% della stamina. Quindi è molto comoda, consiglio poi anche volendo, se la usate spesso, di attivare il glifo per decrescere il cooldown. E invece l'ultima, che diciamo che io la uso giusto se ci sono ad che mi inseguono, per rallentare uso la Zenobia's Vortex, che
oltre a fargli il danno, li fa saltare in alto, quindi in quel lasso di tempo loro non si fermano, diciamo. Quindi è utile sia per far danno che per rallentarli. Va bene, direi che la guida sul Priest è finita. Spero vi sia piaciuta, sia che si capisca. Quindi, se il video vi è piaciuto, potete iscrivervi, lasciarci un bel like e un commento qua sotto. Potete anche trovarci sulla pagina Facebook, Instagram e Google Più. E che dire, da darvi tutto ad un prossimo video. Sarà stata spazzata via lei. Perché c'è un teschio disegnato lì? Mi è proprio passata la cosa. Ma noi continuiamo il nostro percorso verso Verso il il faro. faro. Io vorrei meglio, no. Io direi di metterci sulla sedia ad ammirare lo spettacolo.